Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-ah, i-ah. La mucca? Muu! La rana? Cra-cra! La pecora? Me! E il coccodrillo? Coccodrillo. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va. Guardo sui giornali, non c'è scritto niente, sembra che il problema non importi alla gente. Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa, la mia domanda è ancora questa qua. Il coccodrillo come? C'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo se ne va. Adesso ripetiamo, se vogliamo ricordare, come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-ah, i-ah. La mucca? Muu! La rana? Cra-cra! La pecora? Me! E il coccodrillo? Bo! E il coccodrillo? Bo! Nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Aspettavate la presentatrice molto elegante, aspettavate il presentatore diciamo di lungo corso. Non è così stasera, vi dovete accontentare di me, perché stasera c'è molta molta solidarietà, nel senso che abbiamo inteso risparmiare i soldi di avere una presentatrice, un presentatore, perché stiamo aiutando una persona, un vostro concittadino che deve affrontare un trapianto doppio e ha bisogno di sostegno di voi cittadini rossanesi. Già il sindaco si è prodigato nel suo piccolo, quello che ha potuto, ha aiutato già questo nostro concittadino. Quindi questo concittadino volesse che io facevo il nome stasera, però non me la sento. In privato vi dico cosa potete fare per lui, perché deve stare 6 mesi in quel di Milano, quindi ha bisogno del sostegno di tutti noi rossanesi. Quindi stasera non vedete le televisioni come si usa fare in questi periodi, quindi non vedete Telelibera Cassano, non vedete Tele1. Abbiamo anche voluto risparmiare in questo, quindi meno visibilità, più solidarietà. Quindi dicevo, in privato vi dico cosa potete fare per questo nostro concittadino. Quindi deve subire un doppio trapianto di polmone e di fegato, quindi ha bisogno di tutta la nostra solidarietà e del sostegno di tutta la città di Rossano. Saluto il sindaco che è qui con noi in prima fila, saluto i consiglieri, saluto tutti gli assessori. Anche il sindaco stasera ha voluto avere meno visibilità e più solidarietà. Un applauso anche al nostro sindaco. Allora, cosa vi devo dire? Stasera
non posso esimermi a lanciare la solita frecciatina che è nel mio stile. Anche la presidentessa di Ali Libere, Patrizia Uva, si è voluto defilare, ha voluto stare in anonimato, perché in questo periodo c'è una sorta di competizione. Noi non siamo interessati a competizioni, noi non siamo interessati a nessun tipo di chi la fa più bella, chi la fa più brutta. Noi siamo i vostri umili amici di sempre, Vincenzo Sapia e Patrizia Uva. Però stasera qualcuno, in concomitanza della vostra manifestazione, perché non dimenticate che è la festa dei bambini stasera, con questa baraonda non si riesce neanche a capire cosa sto dicendo, ma per me è un piacere stasera vedere quattro bimbi che hanno scassato un gioco, costa quasi 500 euro, però la gioia più grande quando ho visto quei bambini con le scarpe che hanno fracassato quel gioco, per me quei sorrisi dei genitori, dei bambini, per me è la cosa più grande, la gioia che ho potuto vedere stasera. Dicevo, qualcuno ha voluto fare il malignetto, nella stessa incomunità di questa manifestazione, ringraziamo l'assessore al ramo, l'avvocato Guglielmo Caputo, questo giovane che ha voluto dare ai cittadini rossanesi questa location meravigliosa, sta dando il sangue qui dalla città di Rossano. Quindi in concomitanza qualcuno ha voluto fare una manifestazione. Se voi vi girate intorno, noi siamo questi. Mi arriva qualche messaggino che lì sono un psicopatico e una travestita da solo. Quindi io dico solo. Non accetto provocazioni, perché abbiamo sempre dimostrato insieme con mia moglie che quando vogliamo siamo i primi della classe, in politica, nel cinema, nella cultura e anche nello spettacolo. Voglio fare il presuntuoso, non ce n'è per nessuno. Quindi lasciamo queste sfide agli altri, noi proseguiamo il nostro cammino nel sociale, nella cultura e nel cinema. La politica l'abbiamo abbandonata, l'abbiamo detto già da un sacco di tempo, abbiamo chiuso con la politica. Questa manifestazione stasera è per i piccoli, abbiamo fatto una miscela stasera per i bimbi, per i più grandicelli come il nostro sindaco, il cover dei Pooh l'abbiamo fatto, e quindi poi abbiamo chiudiamo questa serata con Angelo Mauro. Perché Angelo Mauro? Anche se qualcuno all'inizio ha storto il muso, Angelo Mauro perché è una fetta di pubblico, è una fetta di pubblico dove io vi voglio bene. Gran Sasso è la mia vita, grazie, 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 mi avete dato tante gioie, non solo gli amici di Gran Sasso, anche gli amici più, diciamo, un ceto sociale più basso, mi avete dato le soddisfazioni. Per merito vostro, io e mia moglie siamo arrivati dove siamo. Senza il vostro contributo, senza il vostro aiuto, Patrizia Uva e Vincenzo Sapia sarebbero nessuno. Allora, passiamo a questi grandi artisti. Se qualcuno si prende già la solita chitarra, quindi stasera ho l'onore di presentarvi questa cover tutta rossanese, questa cover debut con Pino Marino, un amico mio d'infanzia, un amico della Bruschetta, un amico della Disneyland, quindi amici di vecchia data. Poi abbiamo Eugenio Felicetti, una persona squisita, molto gentile, e poi abbiamo Marcello. Quindi signori, con molta commozione, con molta, diciamo, anche soddisfazione stasera, presentare a questa grandissima platea questa cover debut. Buon divertimento! Il vento corre con me, tanti piani sopra il mondo, lei sta bene, dove sta? Cosa c'entro io con quella gente? We'll be right back.
parole, perché questo grande artista, questo cantante è stato testimone quando è nata Ali Libere. Ali Libere, ripeto, è nata per stare in mezzo alla gente, e stasera ne approfitto per mandare un saluto, perché abbiamo accontentato i bambini, però voglio dire, non ci dimentichiamo le persone che soffrono nelle loro abitazioni, i diversamente abili e gli anziani. E quindi Angelo Mauro è stato il nostro testimone ufficiale quando è nata Ali Libere in un noto ristorante. Signori, a voi Angelo Mauro! Sì, sì. Buonasera a tutti quanti! Mi piace la guagliona, che dolce tanto bella, e soffre nostalgia, e soffre nostalgia, e dice la mamma tua, e dice la mamma tua, che hai sangue l'amore tuo, e non me può lasciare, e dammo gole di vivi. Ma fatta innamorare e dammo gole di chi di e dammo gole di chi di ta e dammo gole di chi di ta e dammo gole di chi di ti e dammo gole di chi di ti e dammo gole di chi di ta e dammo gole di chi di ta. E mon amico buono col padre va a parlare dicendogli che l'amo, che ma voglio sposare sta bella guaiuncella, non ma facci scappare. Se no soltanto un treno io me vaga a buttare e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ta e dammo gore di chi di ta e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ta e dammo gore di chi di ta e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ta e dammo gore di chi di ta e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ti e dammo gore di chi di ta. Ricordare intanto che noi il 9 di agosto, il prossimo agosto ovviamente, abbiamo... Io penso che lo puoi dire perché hai conquistato il cuore di tutti, ci sono tutti gli amministratori stasera. Il 9 agosto, Angelo Mauro Rossano, o sì o no! Allora, so che mi hai fatto una bella sorpresa, io non voglio dire nulla, ti ringrazio di questa sorpresa. Veramente io non so di che cosa si tratta, mi hai fatto salire sul palco, me la voglio gustare con calma. Allora, sei qua, io non dico chi è, voglio che mandiate la base, è veramente una grossa, grossa sorpresa. Siete pronti? Vai con la base! Sì.
viaggio, quindi ero con Angelo. Io sono felice di essere qui con voi questa sera per una manifestazione. Caro amico! Sì, sì. Come stai? Ma dove sei arrivato? Con Giuncio. Ma scusa, che ti è successo? Rompì la radio, meno male che la televisione a casa. Ma perché? Sei rotta la radio? Sì, la radio. Non lo so. Musica pesante? No, leggera. Ah, musica leggera? E mi rompì. E figura se era musica pesante. Siamo riusciti, quindi adesso io voglio tutti insieme, perché i veri protagonisti stasera siete stati voi, vi certo. Dovete fare, io vi saluto e fatevi un applauso da soli. Una stanza vuota, un letto in appena, due innamorati, mille vasi ardenti, una paura ambiente che c'è padre e madre. C'è scurtando a chiudere il mondo, un cuore che batte perché noi siamo innamorati. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, madonna mia, madonna mia, già ci resta tutta tua vita mia, che brutta vita facemmo io e te. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, madonna mia, madonna mia, tu mi dici stai zitto, non mi dici cosa, e sta paura più grande se fa. E poi pensammo, stammo da vernire, ma poi ci guardammo. Questo che è innamorato è solo una voce, io sta morata durava. Perché noi senza noi sembra una cosa niente, un cuore che batte perché noi siamo innamorati. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia, madonna mia, madonna mia, già c'è resta tutta tua vita mia, che brutta fine facemmo io e te. Se tuo marito sapesse che tu sei da mia,